Lampedusa, il servizio è di Elena De Feo. 1.300 arrivi solo nell'ultima settimana, 12.000 nei primi 7 mesi di questo 2013. Le tensioni in Medio Oriente e Nord Africa hanno riportato i flussi migratori verso l'Italia a livelli drammatici. Per monitorare la situazione e ribadire la presenza dello Stato, questa mattina a Lampedusa sono arrivati il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, e della Difesa, Mario Mauro. Ad accoglierli le istituzioni locali e gli uomini della Guardia Costiera in servizio sull'isola, da sempre in prima linea nel soccorrere i migranti e nel fornire loro un aiuto immediato. L'isola di Lampedusa è la nostra frontiera, la nostra porta aperta verso anche la disperazione di questi uomini. Non possiamo solo riconoscere l'umanità e l'emergenza e l'accoglienza di quest'isola, ma il governo ha la necessità e il dovere di dare anche agli abitanti di quest'isola in termini di infrastrutture, di collegamenti. A esasperare la situazione, secondo l'agenzia Frontex, anche la carenza di misure di sicurezza in Libia, dove le organizzazioni criminali hanno ripreso a gestire su larga scala il traffico di esseri umani. Eritrei, somali ed egiziani, proprio come nel 2011 quando esplosero le rivolte nei paesi arabi, sono di nuovo in fuga e a loro, sottolinea Frontex, potrebbero aggiungersi presto 1.700.000 profughi siriani per ora ammassati nei campi di accoglienza in Libano, Giordania e Turchia. Per vedere da vicino come l'isola si prepara a fronteggiare ulteriori arrivi, il ministro Mauro ha incontrato l'equipaggio della nave Libra, presto in servizio a sud di Lampedusa e lungo il canale di Sicilia.